Mauro Bordin, Domine De Novellis. Oh, stai presentando prima le femmine in genere. Comunque, vabbè, cioè, grazie. Vabbè, perché tutt'oggi che scrivo il contrario. Tutt'oggi che scrivi il contrario. Ho detto, pensavo, l'ordine alfabetico c'ha un senso, mi sono sbagliato. Senti, bellissimo. Questo è un caffè un po' raffreddato. Ci dispiace, ma abbiamo ricevuto una telefonata da Parigi urgente. Aspetta, sì, lo sai, è quasi grande quanto casa, la mia prima casa parigina? Non lo sai, infatti è poco più grande, è poco più piccola di casa nostra, di casa mia adesso. Infatti fa veramente ridere. Guarda che insomma, perché la passi proprio male? No, c'è pure il bagno in stanza. Questa è una questione di umidità. Io a un certo modo... No, sì, me la ridai dopo. E che devo fare? Per quale zucchero è? Allora, abbiamo preparato le sedie, di solito la sedia è una sola. Che bello! Tutto due. Ecco, presentatevi. Mettiti tutto davanti. Oddio, aspetta, questa è piccolissima. Aspetta, la tostina, quella di scena. Ah, questa è quella di scena. Sì, però, allora, voi fate donare cardio? No. Il momento di profilo che è il mio lato migliore. La maggior parte è un po' schifosa di mettere il caffè nel piatto del... Bravo. Senti, abbiamo portato tutti gli zuccheri possibili. Come va? Ci sono viate, lo so. Fate vedere. L'insegnant du théâtre le plus important de notre époque. Il est aussi peintre, scénographe et théoricien. C'est un créateur radical, inventeur d'un théâtre. Totaladeusz Kantor est né en 1915 à Bielopol, près de Cracovie. Après avoir créé en pleine occupation nazie un théâtre clandestin, il fonde en 1955 le théâtre Cricotte II, troupe singulière fonctionnant en dehors des normes institutionnelles. La classe morte a été créée en 1975 à Cracovie. Cette pièce révéla au public du monde entier cet univers très particulier inventé par Kantor. Elle est devenue à ce titre une référence mythique du théâtre contemporain. J'ai trouvé cette fable de la classe morte. Les vieillards retournent à son enfance, c'est-à-dire à la classe scolaire, comme les enfants. Ils pensent qu'ils sont enfants. Mais il faut faire quelque chose pour exprimer à la façon scénique. Alors c'était ma découverte, qu'ils doivent porter sur les dos son enfance. Mais qu'est-ce que ça veut dire porter son enfance sur les dents? Bon, naturellement, c'est poétique. Et chacun de nous, dans certains âges, porte toute son enfance. Oui. Mais encore pire, je me suis dit que ces vieillards, ce sont les bandits, ce sont les tueurs de son enfance. Parce qu'il faut dire, et c'est mon opinion, que nous, c'est-à-dire les adultes, les messieurs âgés, les dames âgées, ce sont les tueurs de son enfance. Parce que l'enfance, c'est la condition humaine artistique. Après, on tue. Seulement reste quelques individus, et ce sont les artistes.
Alors j'ai trouvé une solution scénique, purement scénique. Parce qu'il s'agit toujours de la solution purement scénique, malgré qu'on on peut être les poètes, les peintres, mais il faut toujours trouver la solution scénique. Alors j'ai trouvé, et ça je considère comme ma découverte. Alors je me suis dit qu'ils doivent porter les poupées. Les poupées qui étaient tuées par eux. Qui étaient tuées par eux. Et c'est pour ça que tous ces individus se sont un peu suspects. Vous savez, ce n'est pas tellement vénérable. C'est tous ces messieurs, tous ces dames. Oui. Ils sont un peu suspects. Et ils portent son enfance sur les dents. Oui. Bon, alors je crois que c'est explication suffisante pour le public. Bon. Thank you.
Questo dipende, sono tagliati di credo che ha lavorato da solo. Soviemi o crollo Salomone. O crollo Salomone. Soviemi. Soviemi o Salomone. Salomone! Che è andato bene, è stato utile, è stato bello, però ho crullo Salomone! So! Dai! Sembravo la macchina dell'aglio! Perché non potevo andare come zi. Però poi quello è uno sbattimento, è stato di due ore, Rossimi uova uscè! Rossimi uova uscè! Ale, chi? Chi c'è rossimi uova o crull salò? E crull salò? E rossimi uova uscè? No, chi? Ne rias? Thank you.
scritti dopo, ma 20 anni dopo, 30 anni dopo, che stavano uscendo da carcere, erano usciti da carcere, devono anche essere riammessi in parte nella società da cui, perché ne so, la Braghetti che racconta bene, che ha fatto il film Bellocchio, trovo che lei che non si viva, che la ragazza che non si più in cima, queste cose che scrive 20-30 anni dopo. Cleopatra, no, sì.
Una ragazza che conosce una donna che viene a fare
Carceraria? Sono aumentati i prigionieri? Senti, potete aprire agli ospiti, li avete chiusi dentro, non si apre la porta dell'uscita del teatro? Aspetta, ve la scrivo anche in chat. Aspetta, sono aumentati i prigionieri? Non riescono ad aprire la porta. Li aprite? Aspetta.
a strillare. Ciao.